Oggi andiamo a vedere qualcosa che si può fare a Dubai. Tra 5 minuti! Controlliamo se c'è tutto, lente, maglietta di ricambio, remote control, luce manfrotto, batterie per questo gimbal, lo porto non si sa mai, Gorillapod, GoPro, direi che siamo pronti. Una delle cose più brutte di questa città è sicuramente l'umidità. Questo è un autovelox. Praticamente qua a Dubai ci sono autovelox ogni 300 o 500 metri, non lo so. Nel cartello c'è scritto che il limite è 80, potete andare fino a 100. Avete 20 km orari in più per poter sforare. Dopo quello, ragazzi, la multa è assicurata. Sono 600 dirham, cioè circa 150 euro. Full special, please. Ora vi faccio vedere quanto costa fare il pieno qua a Dubai. Everything is good? Yeah. 67 dirham, ragazzi, poco più di 15 euro. Un sogno. See you! Bye! E mi sono fatto un nuovo amico. Dunque, il posto che andremo a vedere oggi è in una mall, come il 90% delle cose in questa città. Non è nella Dubai Mall, che è la mall più grande, ma è nella Mall of the Emirates. Qualcuno forse ha già capito. Ok, stiamo entrando nella mall, c'è solo un problema, non sono sicuro che si possa filmare. Quindi quando non mi fermano, io filmo. Ok, partiamo col fatto che a Dubai ci sono diverse mall, tra cui quella più grande del mondo ovviamente, che è la Dubai Mall. Dentro le mall praticamente trovate di tutto, ristoranti, negozi, giocattoli, elettronica, sport, di tutto. E ovviamente ci sono delle attività che si possono fare solo qua dentro. L'estate praticamente tutta la gente sta qua perché è impossibile uscire fuori, c'è veramente troppo caldo. E quindi il tempo si passa a passeggiare tra una mall e l'altra. Che figata! Ok, è arrivato il momento di svelarvi dove andremo oggi. Benvenuti a Ski Dubai! Thank you. This is locker free here. You can ski for 2 hours and you can touch the penguin at 5:30. So next time when you come from Italy to Dubai, you have a 50% discount. So, oh, thank you so much. Yes, you can take your waterproof gloves in the shop here, it's not wrong. After playing something, you feel tired. So have some hot chocolate inside. And after playing everything, you feel hungry also. This is for the meal voucher in the restaurant here. Can I use the voucher now? No, I'm joking. Have a good day. C'è più roba qua che in un posto dove si scia veramente. Can I try this one or it's okay? You can try, it's better for you to ride. Ah, right, perfect. Good? Yes. Thank you. So how about some beanies? No, I prefer my hat. Thank you. Welcome. Can you try this one first? Okay. Non so se lo notate, ma non sto filmando con la Sony, sto filmando con la Hero 5. Thank you. Bye. Oh mio Dio. Un attimo, perché non mi sono chiuso la giacca, ragazzi? Qua freddissimo. E vi ghiaccio, ragazzi. Avete mai provato il pop? Quello che va in una pista con due pareti di ghiaccio, no? Ragazzi, guarda.
cose che vengono dalla Parrera, occhio! Non so se vi rendete conto che un impianto del genere c'è in un centro commerciale, ma non in montagna Brutus Pil. Che ok, non è che sia chissà cosa, però uno ci pensa. Everybody, this is Kid Y and I'm here with my best friend. The only place in the Middle East where there's snow. Yeah. Imagine snow, imagine skiing, imagine snowboarding, and this is the only place in the Middle East where you can touch, hug and kiss a penguin. È entrata con stile, ragazzi, non ne sono neanche caduto e questo è incredibile, però l'ho filmato, quindi non ho le prove. Vabbè, non è un problema. Buono, tutto sembra pronto. C'è solo un piccolo problema, come di nuovo la... Che pirlo! Ok, ci riprovo, anche se so già che mi ammazzerò. Grande! Comunque la mia carriera da snowboarder è finita ancora prima di iniziare. Qua però ci voleva il mio amico Valerio, eh. Lui in snowboard è molto più bravo. È arrivato il momento di tornare fuori. Ragazzi, solitamente non è permesso toccare i pinguini. E indovinate un po'? Neanche oggi. Hello. Poco fa sono entrato dentro, perché col biglietto che ho preso io si può entrare dentro a toccare i pinguini e vi posso assicurare che sembrano davvero dei peluche. You're welcome. See you next time. Bye. Yo man. What's up man? I'm good. Still walking. Finishing in 30 minutes. I'm going. Thank you for everything really. You're almost welcome. See you soon man. Yeah? Yeah. Bye. Cheers. How are you? I have a problem with my car. Okay. As always. You're recording for what? A vlog. Vlog? Yeah. Thank you so much, Thank man. Thank you very much for your visit. See you next time. Inshallah. Bye. Bye. Bye, bye, bye. Dunque, ho delle considerazioni da fare per quanto riguarda Ski Dubai. La prima cosa è che vivendo qua non ci andrei mai tutte le settimane come fanno i ragazzi di Dubai. Uno, perché il pacchetto che ho preso io costa 500 dirham, che sono circa 120 euro. Spendere alla settimana 120 euro per una pista da sci dentro un centro commerciale non è il massimo. Però vi posso dire che se venite in vacanza... Allora un'altra cosa, è veramente divertente, questo sì. Quindi farlo una volta in vacanza va anche bene. Per quanto riguarda l'esperienza sulla neve, vi posso assicurare che sembra veramente di essere sulla neve. La pista non è neanche così tanto piccola. E niente ragazzi, spero che vi siate divertiti, spero che il video vi abbia fatto capire un po' di cose per quanto riguarda Ski Dubai. L'ultima cosa che vi devo dire è, ragazzi, i pinguini sono qualcosa di spettacolare, davvero. So che alcuni di voi diranno che non sono nel loro habitat naturale, però io ho visto un video prima di poter vedere da vicino un pinguino dove spiegavano che a Ski Dubai in realtà fanno delle ricerche sui pinguini, cioè non è un circo. Ed in teoria, da quello che dicono nel video, Ski Dubai dà un grossissimo contributo per la ricerca sui pinguini.
spero sia veramente così. Che dire ragazzi, dovete assolutamente provarlo se venite qua a Dubai, questo è sicuro. Dal vostro Boom Boom Picozza è tutto, a voi studio. Last time, sorry. Sick man.